la senti questa voce. Chi canta il cuore, la maglia e l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 64, buon mercoledì 27 novembre. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, archiviato il pari interno contro il Teramo in casa Bari, è tempo di pensare al prossimo impegno, quello contro il Rende, ma nella puntata odierna ci occuperemo anche di tanti altri argomenti. Avremo con noi anche un graditissimo ospite. Bene, partiamo subito, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio odierno, il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. I contatti per interagire con noi: 393 949 7483, ripeto 393 949 7483, il numero per i vostri messaggi, le vostre chiamate o le vostre note vocali. In alternativa c'è sempre la nostra chat di Spreaker, utilizzabile ormai, come sapete molto molto bene, anche dall'app di Radio Biancorossa. E allora, sondaggio odierno, sondaggio che riguarda, se vogliamo, il rendimento del Bari al San Nicola. Quello che vi chiediamo è: come mai secondo voi il Bari si esprime meglio in trasferta? Perché il Bari vince più agevolmente in trasferta mentre fatica in casa, e in casa sta regalando molti molti punti, specialmente nelle ultime giornate? Davvero difficile dare una risposta a questo quesito, ma ci provo, cercando di mettere in risalto il lato tecnico-tattico, diciamo così. Per farlo mi baso su un concetto che spesso ripete mister Vivarini, vale a dire che si deve migliorare nella fase di possesso mentre stanno facendo bene in quella di non possesso. Credo che il futuro del Bari e la possibile rimonta passi anche e soprattutto da questo aspetto. Nelle gare in trasferta il Bari tende più ad aspettare l'avversario per colpire magari in contropiede, mentre in casa per forza di cose devono provare a fare la partita. Sia contro il Teramo ma anche contro la Vibonese, gli uomini di Vivarini hanno provato a fare la partita, ma non essendo ancora abili nella fase di possesso. Questo mi allarma un po', perché comunque ormai sono, insomma, quasi 3 mesi che il mister è qui, e non sapendo addormentare la partita, perché è una grande squadra anche quella che sa addormentare la partita tramite il giro palla in determinate fasi del match, in determinati momenti del match, questo è quasi indispensabile. Quindi, non sapendo fare questo, tendono a lasciare il pallino del gioco all'avversario, e questo è, poi ti capita di affrontare una squadra organizzata come la Vibonese, rischi anche di subire azioni da gol, come è successo purtroppo anche due gol. Quindi secondo me passa tutto da qui. Bari deve migliorare in estrema sintesi nella fase di possesso palla per rendersi anche più forte e competitivo al San Nicola. Riccardo. Oh, io sono assolutamente d'accordo con questa tua analisi, che mi sento di sottoscrivere e controfirmare. Il fatto che il Bari renda meglio fuori casa, da una parte mi conforta, perché nel girone di ritorno gli scontri diretti saranno tutti, nemmeno uno sarà al San Nicola, saranno tutti fuori casa, e questo sulla carta è uno svantaggio, però a giudicare dal rendimento attuale della squadra potrebbe anche non esserlo. Vivarini, da quando è arrivato, si è concentrato innanzitutto nel mettere a posto, nel registrare una difesa che all'inizio campionato era una specie di colabrodo, prendeva sistematicamente gol, non che adesso non lo faccia, però lo fa sicuramente meno, sì. Difficile che adesso in questo momento possa capitare un'imbarcata come quella che il Bari ha preso per esempio dalla Viterbese. Assolutamente. Però ovviamente diciamo, ogni medaglia ha due facce: se si toglie da una parte bisogna mettere dall'altra e viceversa. Quindi diciamo, dando per scontato, per assodato, una migliore tenuta difensiva della squadra, io credo che adesso il compito di Vivarini sia quello di catechizzare, ammaestrare
i suoi nella fase di possesso, che il VAR non è che faccia male. Però Riccardo, come dicevo, scusa se ti interrompo, è un po' preoccupante, perché insomma, io posso capire se tu dopo due o tre partite non riesci ancora a inculcare il tuo credo dal punto di vista tattico per quanto riguarda il possesso palla, però se sono passate parecchie giornate e questo non avviene ancora, c'è da preoccuparsi secondo te? Sì, c'è da preoccuparsi. Come stavo dicendo prima, il Bari non è che faccia male la fase di possesso palla tu curi. Sicuramente il problema sono è che non lo fa con continuità. Bravissimo. Ci sono momenti, esatto, della partita in cui la squadra si addormenta e lascia campo agli altri. E dà coraggio agli avversari anche. E dà coraggio agli avversari, sì, certo, perché il Teramo domenica scorsa, dopo il primo tempo, psicologicamente non penso che stesse benissimo, perché praticamente non l'avevano mai vista, anche su un campo non buono, in condizioni difficili, perché per la pioggia della pioggia. Il Bari comunque è riuscito a far valere la propria superiorità tecnica. Superiorità tecnica che però la squadra deve imparare a mostrare con più continuità, perché cioè alla fine si gioca tutto lì. Se tu tieni la palla, se tu trovi il gol prima, nel primo quarto d'ora, e poi tieni la palla costantemente, non la fai vedere agli avversari, si assottigliano di gran lunga le possibilità che gli altri si possano rendere pericolosi. Certo, andare poi a fare il secondo o magari anche il terzo gol ti mette eventualmente al riparo da brutte sorprese come quella di domenica, però tutto passa da una maggiore consapevolezza della squadra nei propri mezzi tecnici e soprattutto in un upgrade mentale che permetta a dei centrocampisti, anche dagli attaccanti, ma direi anche dei difensori con discrete caratteristiche, qualità tecniche, di addormentare la partita con un possesso palla e magari farla, permettere agli avversari di scoprirsi un po' per venirti a prendere e colpirli in contropiede. Cioè, secondo me si gioca così. Deve essere una sorta di elastico il gioco del Bari. Una sorta di elastico, sì. Leggo qualche messaggio. C'è Carlo che ci scrive: per me in casa molliamo subito a livello mentale, purtroppo questa squadra deve anche scrollarsi di dosso del tutto la vecchia gestione tecnica. Carlo da Milano. Beh, c'è anche un aspetto mentale, sicuramente sì. Non so se è ereditata dalla vecchia gestione, però ci sono anche problemi mentali, non sono secondo me la causa dominante, però costituiscono secondo me, giustamente, come diceva il radioascoltatore, un problema, un problemino per questo Bari. Intanto la truppa di Vivarini ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri. Leggiamo insieme il report dell'allenamento. La seduta dei ragazzi di mister Vivarini è iniziata con un lavoro di attivazione in palestra, poi il lavoro sul campo dell'antistadio con riscaldamento, mobilità articolare, scatti, cambi di direzione ed esercitazioni tecniche sul possesso palla, sul finale partitelle a tema a campo ridotto. È rientrato in gruppo D'Ursi, e questa è la notizia, mentre Costa ha lavorato a parte per un affaticamento muscolare. Fermo Antenucci a causa di una leggera sindrome influenzale, nulla di grave. Per quanto riguarda quest'oggi, doppia seduta, c'è stata già quella della mattina alle 9:15, ce ne sarà un'altra tra 4 minuti alle 14:30. Immagino sul terreno dell'antistadio. Riccardo, sicuramente è positivo, finalmente è rientrato D'Ursi, che da quello che aveva detto anche Vivarini si era curato fuori Bari. Risolto, se vogliamo, il giallo Costa, che non era stato schierato nell'ultima partita. Molti hanno iniziato a fare varie elucubrazioni mentali perché si parlava anche di Costa al Napoli, il caso Costa invece, come abbiamo appunto letto, ha avuto un problema muscolare, quindi sarà sicuramente di nuovo a disposizione. Comunque positivo il recupero di D'Ursi, questo ragazzo deve assolutamente in questo mese abbondante che resta dimostrare di essere da Bari. Passo da Costa, che comunque non figurava nella lista dei convocati domenica scorsa esplicitamente per un problema muscolare, quindi non credo che ci sia nessun caso, perché per quanto per il momento non sia più fra i titolari, io credo che Vivarini non si privi a cuor leggero della possibilità di inserirlo a partita in corso, dovesse essercene bisogno. Quanto a D'Ursi,
è importante ritrovarlo, anzi non ritrovarlo ma trovarlo, perché dopo la prima giornata praticamente non l'abbiamo quasi più visto, ha avuto un problema particolarmente noioso a livello muscolare, e io spero che, anzi spero, sono sicuro che le cure che ha ricevuto sono state le migliori e che adesso il calciatore sia tornato completamente a nuovo, pronto a dare il suo contributo, perché è un calciatore estremamente tecnico, e nel discorso che facevamo prima un elemento del genere non può che essere ben accetto in una squadra che sta cercando ancora di trovare se stesso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, spazio le news biancorosse. Ieri ha parlato Bianco, quindi prima voce ufficiale del club a parlare dopo il passo falso contro il Teramo. Leggiamo cosa dice Bianco: essere delusi è normale, abbiamo visto tutti com'è andata, colpa nostra se non l'abbiamo portata a casa. Ora dobbiamo lavorare e ripartire, non possiamo fermarci. Secondo me nelle ultime partite le prestazioni ci sono state, domenica avremmo dovuto chiuderla prima e soffrire di meno. Questo deve essere un insegnamento per noi, non possiamo accontentarci e dobbiamo sempre avere noi il boccino del gioco. Domenica abbiamo il rende, non ci sono partite facili, non abbiamo l'obbligo, noi abbiamo l'obbligo di portare a casa i 3 punti, lo impone la classifica. Dobbiamo restare uniti, i punti a disposizione sono ancora tanti. Ecco, Riccardo, magari noi ci siamo fatti, metto anch'io tra questi, ci siamo fatti molto influenzare dal risultato finale di Bari Teramo. La delusione c'è stata, la delusione c'è, non possiamo, insomma, non dirlo. Però il Bari che ha giocato, il Bari ha mostrato per lunghi tratti, nonostante un terreno di gioco pesante per la tanta acqua caduta, il Bari ha giocato anche bene in alcuni momenti della partita. Quindi il percorso di crescita, come dice anche Bianco, secondo me c'è, perché comunque il Bari ha giocato anche bene la penultima partita, aveva giochicchiato bene anche con la Vibonese. Cioè, tornando al discorso di prima sulla fase di possesso, qualcosa di buono la si sta anche vedendo. Cioè, se la squadra è riuscita a fare bene su campi difficili come quello di Pagani e come l'ultimo, come è successo anche al San Nicola contro il Teramo, vuol dire che il processo di crescita dal punto di vista della manovra c'è, non possiamo nasconderci. No, ma che la squadra adesso da 2 mesi a questa parte giochi a calcio è evidente, è sotto gli occhi di tutti, e questo nessuno glielo nega. Resta il fatto però che, cioè, i punti persi non tornano più e le occasioni perse iniziano ad essere tante. Però giustamente nel percorso di crescita della squadra, qui faceva riferimento Bianco, che aperta e chiusa parentesi è uno che non parla mai a sproposito, e quando parla, diciamo, lo fa sempre con cognizione di causa, e per questo mi piace molto, nonché come calciatore. Questo è altrettanto evidente, perché è uno degli elementi più importanti del Bari. Nel percorso di crescita della squadra non c'è soltanto l'aspetto tecnico e tattico di una squadra che finalmente gioca bene con più idee di gioco a seconda anche dei moduli che schiera Vivarini. Nel percorso di crescita c'è anche ci sono anche batoste come quella di Terco, quella con il Teramo, quella con la Vibonese, ma io ci metto in mezzo anche quella con l'Avellino. Partite che fanno male dal punto di vista del risultato, ma fanno bene dal punto di vista di didascalico, perché io non credo che nel girone di ritorno il Bari si faccia beffare così spesso. Speriamo. Ma io credo che alla fine la squadra impari dai propri errori, perché sono tutti giocatori, persone, uomini intelligenti, a cominciare dal mister, esperti e intelligenti. E, insomma, sbagliare è umano, perseverare è diabolico, e io invece credo che siano tutti angelici i protagonisti di questo Bari. E allora, colleghiamoci col forum. Intanto vi ricordo il quesito odierno: come mai il Bari si esprime meglio in trasferta? 393-949-7483 per i vostri messaggi, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Dicevo, colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it. È la rincorsa alla regina il tema dominante. Leggo qualche commento. Ubar01 dice: regina
Nella prossima giornata la Regina perde a Teramo, Ternana a Catanzaro, vinciamo noi contro il Rende, il Potenza col Picerno, il Monopoli con la Virtus Francavilla. Noi vinciamo con Potenza e a Caserta e concludiamo il girone d'andata secondi a meno 7. Poi il mercato di gennaio e una lunga pausa si vedrà. Beppi 77, lasciamo perdere il primo posto almeno per ora, che non è affare di una squadra che dovrebbe schiacciare tutte le avversarie, almeno in casa invece dorme. Daro Bros, la possibilità di un'ipotetica rimonta, rasentano l'incoscienza, se non proprio la fantascienza. Dovremmo recuperare 10 punti ad una Regina che non sbaglia un colpo, noi che siamo l'esempio perfetto di una squadra imperfetta. Sentenza, l'utente sentenza, l'ossessione che stiamo mostrando per la Regina sta assumendo i connotati di quella che i napoletani hanno avuto negli ultimi anni nei confronti della Juventus, con il rovescio della medaglia che non hanno saputo né godersi né valutare appieno quanto di buono faceva la loro squadra. E proprio su questo ultimo messaggio interpello Riccardo Resta, che ne pensi? Baresi ossessionati dalla Regina un po' come i napoletani dalla Juve? Guarda, il paragone è un po' ardito, anche perché la storia fra Napoli e Juve ha un periodo molto più lungo rispetto a questa fra Bari e Regina, che ha una vita di appena pochi mesi da quando è iniziato il campionato. Io non credo che ci sia un complesso di inferiorità o che il Bari soffra l'andamento fin qui fantastico della Regina, perché la Regina è una squadra, il Bari che ha tutte le attenuanti generiche del caso, ha cambiato allenatore, ma io direi che ancora prima ha cambiato completamente squadra, cioè Cornacchini quando ha preso la squadra teoricamente allenava la stessa squadra, ma nei fatti non aveva quasi più nessuno di quelli che c'erano l'anno scorso, quindi secondo me parlare di un paragone reale fra Bari e Regina è difficile ed è improprio. E poi ripeto, secondo me in questo momento l'obiettivo del Bari non deve essere la Regina, perché non è recuperabile nel breve periodo. L'obiettivo del Bari devono essere le tre squadre che ha davanti, e il prossimo turno secondo me può essere molto importante, perché sì, il Bari ha sulla carta una sfida agevole. Il Potenza e il Monopoli affrontano due derby, benché comunque alla portata. Il disavanzo tecnico fra le due squadre sia, cioè fra Regina, tra Potenza e Monopoli e Picerno e Virtus Francavilla, il disavanzo tecnico è netto, però i derby sono sempre derby e il Bari ne sa qualcosa, che insomma è andato a Francavilla a prendere delle belle batoste. Sì, sì. E invece la Ternana, se non sbaglio, ha il Catanzaro. Sì, sì, sì. La Ternana e il Catanzaro. Sì, l'ha detto prima l'ascoltatore. La Ternana e il Catanzaro, che è un bel banco di prova, e la Regina e il Teramo, sicuramente, come ha fatto con il Bari, non regalerà punti. Se la Regina no, abbiamo esortato lunedì io e Marco Iusco, il DG del Teramo Iaconi, a mettercela tutta. Abbiamo anche detto che tifiamo per loro, insomma è una squadra che non ha entusiasmato, non ha brillato comunque a Bari, però è una squadra che potrebbe magari tentare, magari se in giornata positiva potrebbe mettere in difficoltà la Regina. Via la rassegna stampa, Gazzetta del Mezzogiorno, Bari un poker per dirsi tanto, da Vibo parte un ciclo delicato, archiviata la delusione del pareggio contro il Teramo, c'è assolutamente bisogno di una lunga serie di vittorie, l'obiettivo è accorciare dalla vetta e puntare sul mercato. Poi Gazzetta dello Sport, al Bari i conti non tornano, tanti attaccanti, pochi gol, solo Antenucci è sempre micidiale, Simer incide poco anche se fa un gran lavoro, dobbiamo dirlo, Floriano e Neglia a secco, Ferrari e Dussi deludenti, Dussi che non ha praticamente giocato. Io penso che tra questi, Riccardo, se c'è una delusione tra Simeri, Floriano, Neglia, Ferrari e Dursi, penso che la delusione, visto quello che sta accadendo anche nelle ultime giornate, è Ferrari. Gli altri non hanno praticamente giocato. E Neglia, quando ha giocato, ha fatto anche benino, diciamo. Sì, sì. Allora, guarda, io dal novero delle delusioni toglierei Neglia. Sì. Toglierei Neglia perché non è una delusione, quando entra fa sempre il suo, vabbè, magari non segna, non però, sempre, non è, però non è, positivo non è una quasi prima sempre punta, quindi che non è esattamente il suo
compito principale fare gol. Esatto. Toglierei Floriano perché Floriano dalla panchina non può fare nulla. Toglierei Dursi perché dall'ospedale non può fare nulla. Ci metterei Ferrari semplicemente perché Ferrari è arrivato qui con le stimmate di quello che aveva fatto 15-16 gol in mezzo campionato l'anno scorso e sembrava che fosse veramente un carro armato, invece dopo la buona prestazione da subentrato a Rieti si è andato un po' perdendo, però diciamo che anche lui di spazio non ne sta avendo tantissimo proprio perché Simeri e Antenucci in questo momento sembrano due delle certezze maggiori e principali del Bari, e io mi metto anche nei panni di un attaccante, non sempre è facile incidere a partita in corso, però fatto sta che la panchina del Bari, ma tutta la rosa del Bari, è talmente bilanciata dal punto di vista dei valori tecnici, tolto Antenucci che è un fuori classe. Tutti gli altri secondo me più o meno si equivalgono, quindi anche dalla panchina, visto che si va in campo solo in 11, sì, sì. chi entra a partita in corso deve incidere di più e infatti domenica soprattutto entrare con la testa giusta, perché esatto. Uno può anche incidere, magari tecnicamente può avere un problema oppure non può essere non in giornata, però devi entrare con la testa giusta e purtroppo Folorusce e Ferrari nell'ultima giornata non sono entrati con la testa giusta. Ultimo giornale, Corriere del Mezzogiorno: il Bari delude le sue bandiere, da Tovaglieri a Lopez fino a Regalia, tutti d'accordo sui motivi del cammino a rilento, vale a dire la squadra è costruita male. Questo lo dice in maniera chiara e tonda Toto Lopez al Corriere del Mezzogiorno: una squadra costruita male. Riccardo, noi qui tra te, Marco, anche Antonio quando interviene durante Prendiamoci un tè caldo, lo stiamo dicendo da settimane se non da mesi che la squadra è stata costruita male. La squadra non è stata costruita male tu cura, la squadra è stata costruita male per il modo in cui sta giocando. Sì, vabbè, però ci sono anche delle cioè insomma il terzino sinistro alla fine non c'è per una difesa a 4. Sì. Quindi anche quello. Sì. Anche questo, però diciamo che salta all'occhio il fatto che il Bari abbia puntato tutto su un modulo con il trequartista senza trequartista. Non c'è un trequartista nella, cioè un numero 10 alla Ciccio Brienza, tanto per intenderci, nella rosa del Bari. Ci sono una batteria di esterni, di mezze punte, di ibridi non meglio definiti. Quello che se la sta cavando un po' meglio è Terrani, che comunque si va sempre a cercare il suo giusto spazio sulla fascia. Comunque positivo. Sì. Allora, diciamo che è sacrificato, è adattato da lui. Assolutamente sì. Allora, siamo giunti al momento dell'intervista. Oggi con noi un graditissimo e competente ospite. Saluto e ringrazio per essere con noi il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Guido. Buon pomeriggio, Antonio. Buon pomeriggio a voi tutti. Con me Riccardo Resta, che sicuramente conoscerai. Sì, buon pomeriggio. Allora, se avete domande... Ciao Riccardo. Se avete domande da rivolgere ad Antonio Guido, il 393-949-7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Allora Antonio, ci credi ancora a questo primo posto? Domandone. Ma bisogna crederci, però è difficile pensare che l'impresa possa riuscire con una certa facilità. Scusa la contraddizione tra difficile e facile, quindi tra difficile e facile c'è un distacco notevole. Una mia collega l'ha chiamato distacco siderale ieri sera a Bari Magno, e in effetti il distacco è forte, molto forte, molto forte. 10 punti sono tanti. La cosa assurda è che ne ha accumulati 6 Vivarini dopo i 4 che già aveva perso Cornacchini nelle prime 5 giornate. Eppure, tornando a quello che dicevi, il percorso di Vivarini sino ad ora non può che ritenersi positivo. Insomma, 11 risultati utili consecutivi, però questo non basta. Non basta. Ma le rimonte presuppongono
suppongo vittorie piene, mai, anche mezzi passi falsi sono da bandire. Il Bari ne ha fatti troppi, nelle ultime 5 partite il Bari si è fatto rimontare 6 punti, ha perso 6 punti sulla capolista. Quindi le grandi rimonte, come sai, partono da vittorie consecutive in serie, qui non si tratta di una serie positiva, c'è da fare una grande impresa perché la Regina vola, non c'è dubbio, la Regina ha un attacco che funziona a meraviglia, noi abbiamo Antenucci che funziona, il resto è tutto da scrivere. Da verificare, da rivedere, ecco, diciamo da così. Da scrivere. Antonio, credi che il 4-3-1-2 sia il vestito giusto per questo Bari? Ah, per il calcio di, sicuramente per il calcio di Vivarini sì. E il problema è che questo Bari secondo me è nato col 4-3-3, esatto. Poi per utilizzare Costa si è diventato un 3-5-2, è servito abbondantemente a Vivarini, adesso Vivarini è passato col 4-3-2-1, si è privato di Costa che è sicuramente un esterno e il giocatore più dotato della squadra perché era in grado di servire le attaccanti, servire gli esterni, servire le punte, vi riseguito. E adesso io vedo un Bari un po' monocorde, questa è la realtà, con Simeri che gioca sotto la panchina, l'attaccante che fa 3 gol, che non segna da 9 ore e mezzo, insomma, bisogna meditare, cioè non tutte le scelte possono essere state felici. Assolutamente. Soprattutto alla luce delle ultime 3 frenate. Quindi è evidente però che Vivarini ha bisogno di un altro attaccante, lui sogna di avere un Donnarumma e un Lapadula, per adesso abbiamo solo Antenucci, è evidente che a un certo punto, però la storia dice anche che Antenucci ha espresso il meglio di sé con giocatori strutturati fisicamente, esatto. quindi con Okaka nello Spezia, con Petagna, anche quando giocava ancora prima nella Ternana, quindi nell'Ascoli, insomma, adesso invece la coppiata, ecco perché insomma, il Napoli aveva fatto un grosso sforzo economico, aveva speso 1 milione di euro per prendere Ferrari, però Ferrari non rientra nel modo di concepire il calcio, il modo di giocare di Vivarini. Ferrari che in soli 3 mesi e mezzo nel Piacenza, non dimentichiamo, ha fatto 10 gol, certo. È arrivato a fine gennaio e a fine aprile aveva già fatto 10 gol più 2 nei playoff. Chiaro che adesso bisogna trovare un esterno, sicuramente un giocatore che possa completarsi, potrebbe essere utile Dursi, poi sarebbe l'attaccante Dursi. Pensavo a De Zerbi, l'altro allenatore. Poteva essere Dursi, poteva essere utile Dursi, potrà essere utile Dursi perché è un esterno molto veloce, quindi per fare coppia con Antenucci in attesa di questo attaccante che sicuramente il Bari sta già cercando. Ecco, più tardi parleremo ancora di mercato. Ora ti chiedo, Antonio, Bari che subisce spesso delle rimonte, come mai secondo te? Perché le partite bisogna chiuderle prima. Questo non è un problema di tenuta difensiva, il problema è che quando si ha la fortuna di andare in vantaggio dopo solo 12 minuti con una prodezza di Antenucci, poi la partita bisogna chiuderla, e se non si riesce a chiuderlo alla fine dei primi 45 minuti bisogna comunque cercare di chiuderla all'inizio della ripresa, e se non succede bisogna fare cambiare la squadra, fare delle mosse, mandare in campo giocatori in grado di aumentare la potenza offensiva della squadra. Quando non succede, quando invece di infilare un attaccante, invece di prendere un attaccante ci metti 2 centrocampisti, è chiaro che vai a gestire l'1-0 con tutti i rischi che il risultato di misura, il vantaggio di misura comporta. C'è una domanda per te da parte di Riccardo. Di Riccardo Resta, vai Riccardo. Allora sì, il buon pomeriggio, e ti chiedo, ci aspettate un non, se, non sento bene ancora... Sì, Riccardo, ora te la ripeto, Antonio. Vai, Riccardo. Sì, ti aspettavi un fattore San Nicola così poco decisivo per il Bari, e se questa può essere in qualche modo una buona notizia in vista del girone di ritorno, quando tutti gli scontri diretti saranno fuori casa? Non so se hai sentito, Antonio, altrimenti te la ripeto.
No, insomma, c'è da riflettere sugli scontri diretti fuori casa. Cioè, il Bari, c'è da dire che il Bari, insomma, negli scontri diretti in casa non è che abbia ricavato molto, eh. Ha battuto la Ternana e Catanzaro. Quindi non lo so, potrebbe essere una chiave di lettura, questo parla dei numeri. Il problema della squadra è la squadra deve cercare di imporre il suo gioco. Questo è. Il Bari sta vivendo sulle prudenze di Antenucci e sono anche su un buon apporto da parte dei difensori che hanno già fatto 5 gol. Il problema del Bari è che accanto ad Antenucci c'è un Simeri che la porta non la vede proprio. Questa è la realtà. Ecco Antonio, Bari che sta giocando, l'abbiamo detto prima, non eri ancora collegato, con due calciatori fuori ruolo, e lo dobbiamo dire. Sono Perrotta, che sta giocando da terzino sinistro, e Terrani, che sta giocando da trequartista. Ne parlava anche oggi un collega sul Corriere del Mezzogiorno. Una squadra costruita male, possiamo dirlo oppure no? Ma sai, Tosatti, che è un maestro di calcio, mi insegnava, io sono un giornalista arrivato a Corriere dello Sport con Giorgio Tosatti, mi insegnava che quando si contano 10 giocatori, se ne indovini 4 è già una fortuna. È evidente che il Bari, avendo fatto una rivoluzione totale, quindi parlare di costruita male probabilmente è pesante, è un termine piuttosto pesante, però non c'è dubbio che dei giocatori sono stati sbagliati, non sono stati acquisti indovinati, però non si poteva pretendere di indovinarli tutti, questo è evidente, bisognava tenere conto. Cioè, quando si comprano 12-13 giocatori, sfido chiunque, non c'è nessun direttore sportivo al mondo che sia riuscito a indovinarli tutti e 13, è evidente. Poi dopo, quando si cambia allenatore, per esempio Costa che fa la riserva in C dopo aver giocato in A, insomma, lascia molto da pensare. Ma perché? Perché è arrivato Vivarini, che vede il calcio in un altro modo, e quindi Costa non trova posto, e trova posto Perrotta, che al massimo è arrivato a giocare in Serie B. Cioè, queste sono le stranezze del calcio, ma non sono bestemmie, sono situazioni che si determinano quando si passa da una gestione tecnica ad un'altra. Assolutamente sì. Un'altra domanda di Riccardo, speriamo che si senta. Vai Riccardo. Allora, diciamo che su Simeri e Floriano e Ferrari ti sei già espresso abbastanza bene. Ti chiedo, Floriano, che ruolo ha in questa squadra? O meglio, perché non ha un ruolo in questa squadra? È una domanda che ci poniamo, che mi sono posto anch'io. Floriano era sicuramente il giocatore di qualità che aveva fatto la differenza più di ogni altro l'anno scorso. Ha aperto varchi per Simeri, che ha aperto parti per Negli, ha aperto parti per tutta la squadra, era in grado di fare la differenza, di entrare in area, terminare lo scompiglio e poi dare la palla ai compagni. Floriano non ha trovato posto e non riesce a trovare posto in questo tipo di modo. E Vivarini ha detto spesso che Floriano poteva essere l'alternativa a Terrani come trequartista, però in realtà Floriano non ha giocato né da esterno né da punta né da trequartista. Non viene impiegato, non lo so, io non seguo gli allenamenti, non sono da vicino, non so quali siano le condizioni fisiche di Floriano. So per certo che Ferrari non rientra negli schemi, non rientra sei giocatori che ama Vivarini vuole un esterno diverso, con altre caratteristiche, e quindi Ferrari è costretto a segnare il passo. Il Napoli ha fatto un investimento e adesso credo ne abbia già preso atto. Per Floriano sinceramente mi sorprende che insieme con Simeri abbia giocato Neglia e non abbia, quando ha tenuto, si è fermato, non abbia giocato Floriano. Personalmente io ritengo che Floriano sia un buon giocatore. Assolutamente. Poi sì. è chiaro che se non va in campo, se non giochi e ti riseguo, ma questo è successo anche a Floriano, se anche a Ferrari, se giochi gli ultimi due minuti è evidente che poi vai dentro e non riesci a fare niente. Intanto Antonio, c'è Gianni che ci gira un interrogativo, ma ci scrive una mezza provocazione: ma un Brienza in questo Bari non avrebbe fatto ancora comodo? Senza offesa per nessuno, ma un conto è quando subentra Brienza, un conto quando subentra Folo Ruscio. Un minimo di timore le squadre avversarie lo avrebbero avuto, i nostri avrebbero avuto più sicurezza. Che ne pensate? Allora, per quanto riguarda Brienza, bisogna vedere a quale Brienza si riferisce. Sicuramente Brienza in piena efficienza avrebbe fatto sicuramente comodo, anche perché il Bari non ha un giocatore, non ha un trequartista. E infatti. Il Bari non ha un trequartista, come giustamente dicevi tu, Terrani
lo stesso Floriani, non parliamo poi di Neglia, insomma sono tutti trequartisti rimediati, insomma non, forse Ferrani è l'unico che l'ha fatto un po' in passato, ha giocato da trequartista, qualche volta ha giocato anche Schiavone che è sicuramente il giocatore di maggior qualità che ha il Bari, per il resto che dire, io ritengo che non ci siano giocatori, non ci sia questo giocatore in grado di fare la differenza. Chissà, secondo te potrebbe arrivare a gennaio un trequartista? Come? Potrebbe arrivare a gennaio un trequartista? Ma negli obiettivi c'è sicuramente un centravanti, c'è un trequartista e ci sono due difensori, perché insomma bisogna prendere un terzino, no? Non c'è dubbio, un terzino per rotta è un centrale. Due difensori più un terzino o due difensori più? Un centrale e un terzino. C'è solo i tre centrali. E due, se un domani dovesse infortunarsi un centrale, il Bari non ne ha, perché l'altro è la riserva, è Esposito, è un ragazzo e quindi non si è mai affacciato, insomma, non ha fatto neppure un minuto, quindi occorrerebbe un centrale. Noi facciamo gli scongiuri, ma se dovesse fermarsi Di Cesare o dovesse fermarsi cose che... ci siamo andati molto vicini nell'ultima partita. Il Bari non ha un'alternativa seria per giocare contro i centrali. Va bene, avendo ormai spostato per rotta sinistra, e quindi è chiaro che lo deve prendere un altro centrale. Poi occorre un difensore di ruolo. Noi un mancino di ruolo in alternativa a Costa non l'avevamo già in partenza. Certo. Perché per rotta è un terzino molto rimediato. Corsinelli è un destro. Corsinelli è un destro, quindi non è adattato. Corsinelli poi giocava da centrocampista, poi ha fatto il corso più offensivo. È chiaro che un Bari costruito per fare un altro tipo di gioco con 4-3-3 si trova a tanti esterni che non trovano spazio, da Kubicic a Floriano, a Terrani, a Neglia, abbiamo tanti, c'è un'esuberanza di esterni, però in mezzo manca un giocatore di qualità, questo è evidente, qualcosa che non ci vuole l'ordinaria amministrazione, ma i giocatori insomma tutti fanno il compitino, ma nessuno riesce a fare la differenza. L'unico che fa la differenza è Antenucci, ma come abbiamo già scritto abbondantemente non possono bastare i gol di Antenucci. La regina ha tante soluzioni, la regina poi cambia facilmente, noi non cambiamo mai. L'inamovibilità di Simeri è l'esempio più eloquente. Nella regina entra Denisi, esce, entra Reginaldo, esce, e Denisi ha fatto 4 gol in 2 partite. Bellomo qui è andato in panchina tranquillamente, ci va spesso in panchina Bellomo, però poi segna Faloruccio è un giocatore di forza, un giocatore molto potente. Il Napoli ha fatto un investimento su un giocatore importante, lo ha dato in prestito al Bari e ha avuto quell'infortunio, non lo so, si sta curando, non si è ripreso, fisicamente non c'è ancora. Il Faloruccio che noi vediamo non è neppure l'ombra, il lontano parente del vero Faloruccio che ha comprato Antonio. Una provocazione di un radioascoltatore. Io te la leggo la domanda. Lui dice: Antonio Guido, senza offesa, ma perché in estate tutti i giornali parlavano di corazzata a Bari? Il Bari sulla carta era una corazzata, il problema è che il Bari sulla carta era sicuramente una corazzata, ha speso 10 milioni di euro, ha preso due giocatori che erano milioni, ha preso un giocatore dalla Serie A che si chiama Antenucci, ha preso un portiere dalla Serie A che si chiama Frattali, ha preso Costa che veniva dalla Serie A, dalla spalla, e giocava titolare, se poi adesso ha preso Ferrari che tutti contendevano, Perinetti intervistato da me a Napoli quando ha ricevuto il premio Awards ha detto che Ferrari era un gioco, ha fatto il primo a fare il nome di Ferrari è stato Perinetti. Cioè, Perinetti l'anno scorso Ferrari era del Genoa, il Bar Napoli l'ha pagato 1 milione di euro, il Napoli non è abituato ad elargire o a spendere. Ha speso 3,5 milioni di euro, 1 milione per Ferrari, 1 milione per Dursi, che è stato uno dei migliori giocatori. Poi purtroppo Dursi ha avuto un problema, sembra che sia pubalgia, che sia stata pubalgia, speriamo che sia guarita. Dursi si è bloccato, Dursi è uno dei giocatori più promettenti. Poi è chiaro che non bastano i nomi, bisogna farli giocare. Cioè questa squadra non è che gli mancano i giocatori. E poi ha preso Costa,
questa cosa è costato 600.000 euro alla spalla, e il Napoli l'ha pagato. Sono tre giocatori che il Napoli con proprie ricchezze ha trasferito sulla piazza di Bari, quindi giocatori così importanti non li hanno le altre squadre, non le avevano. E la Regina ha fatto altri investimenti, poi c'erano due o tre squadre, era sicuramente una corazzata al pari della Regina e al pari della Ternana. Quindi sulla carta i nomi c'erano, possono essere di potenza. Poi è successo quello che è successo: il Bari aveva fatto un investimento su Cornacchini invece è andato via dopo poche partite, quindi ha perso a Francavilla, e poi è arrivato un allenatore che molti giocatori che il Bari aveva preso non li ritiene adatti al suo calcio. Questo può succedere anche con Conte ha mandato via Nangolan, ha mandato via che sta diventando cosa. Questo succede, no? Ogni allenatore c'è. Il problema è che però da qualche giocatore bisogna avere qualcosa, forse Ferrari poteva dare qualcosina in attesa di andare via da Bari, no? Come l'ha dato Costa, no? Costa nel 3-5-2 mi sembra che sia stato il miglior giocatore che aveva il Bari a disposizione, quindi non è proprio un giocatore da fare la riserva. Perfetto, Antonio, io ti chiedo infine di cosa ti sei occupato quest'oggi sul Corriere dello Sport. Beh, stiamo trattando il Bari, oggi ci siamo occupati di Floriano, l'assurdo di Floriano che dopo aver regalato la Serie A al Parma, lo sai quel gol che fece, no? Sì. Che permise la promozione diretta al Parma, non riesce a spalancare al Bari le porte della B. Mm-hmm. Questo è uno dei focus su Floriano. Trattato. Poi abbiamo trattato il problema del San Nicola, praticamente con i teloni in teflon che verranno smantellati, sono stati già smantellati quelli della curva nord. Ecco Antonio, ma per i giornalisti cosa accadrà? Si parla di una tribunetta momentanea? No, tribunetta no, allora no. Si tratta di questo. Le norme prevedono che la tribuna stampa debba essere coperta. Ora, smantellando i teloni del settore della Ovest, il Tribuna Ovest che comprende anche la tribuna stampa diventerebbe scoperta. Allora bisogna coprirla, o si spostano all'anello inferiore, la tribuna dei giornalisti vengono spostati all'anello inferiore praticamente in attesa di rimettere i teloni, oppure si fa una copertura provvisoria, una tettoia sul piano alto nella parte alta della tribuna stampa. Queste sono le due soluzioni al vaglio dell'ufficio tecnico del comune. C'è stato un sopralluogo da parte dell'assessore Peruzzelli, dell'assessore dei lavori pubblici Galasso, insieme con i tecnici, e ci sono dei costi, stanno valutando. Vedremo. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Guido, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Antonio, grazie mille e buon lavoro col Corriere. Arrivederci. Ciao Antonio. Ciao. Allora, Riccardo, battuta flash, sempre un piacere ascoltare Antonio Guido. Cosa ti ha colpito maggiormente? Battuta flash, perché siamo veramente in chiusura. Ma ha detto delle cose veramente con estrema sincerità, nel senso che Floriano non si capisce perché non giochi. Cimeri, secondo lui, il fatto che non segni è un male, non è un bene, è sicuramente un'interpretazione che può essere valida. In generale tutto il discorso sul Bari, quello di un Bari statico che rispetto alla Regina sa sfruttare meno l'ampiezza di soluzioni, è una lettura buona che io spero che Vivarini e la società abbiano ascoltato, perché mi sento di condividerla. Leggo qualche altro messaggio al volo. Antonio dice 3-4-3 è l'unico compromesso che fa rientrare tutti in gioco. Poi Pasquale, se giocare a 4 significa schierare per rotta terzino, allora torniamo alla difesa 3 e giochiamo con due esterni. Sono d'accordo. Con due esterni veri, due centrocampisti che corrono e uno che attacchi la profondità. E proviamo Ferrari centravanti dal primo minuto, con Antenucci più libero di muoversi. Conteniamo il distacco e poi il serio mercato, questa volta di concerto con il mister, ma questo sono sicuro che avverrà, sta già avvenendo, sicuramente si stanno consultando con il mister. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio Riccardo Resta,
per avermi affiancato. Riccardo, grazie mille, con te appuntamento a martedì. Ciao a tutti, ciao a te Nicola, un saluto a tutti, a martedì e da parte mia buona partita per domani. Rinnovo quindi l'appuntamento per domani invece con Tanto non capirai, sempre alle 14.15, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.